Prime Sport, fatti e misfatti del mondo sportivo bresciano. A Radio Montorfano, conclusione di questa conferenza stampa di presentazione del concentramento, il secondo per quanto riguarda il campionato italiano di Serie A squadre di badminton, abbiamo il delegato allo sport del comune di Chiari, Cristian Vezzoli. Ciao Cristian, grazie. Ciao Roberto, grazie a voi per l'invito. Allora, un altro grande avvenimento a livello nazionale, GSA ci sta abituando bene in questo periodo, Super Series prima, il torneo dell'Epifania che vede sempre grandi giocatori presenti, adesso questo secondo concentramento, un concentramento che torna a Chiari dopo qualche anno, visto che non è una novità per la cittadina clarense. Ci prepariamo a un fine settimana ricco di badminton, un badminton, come dicevamo prima in conferenza, ad altissimi livelli. Sì, è sicuramente un onore ospitare una manifestazione di così alto livello, potrei dire tranquillamente che è il più alto livello che Chiari ospita tra tutte le varie discipline, tutti i vari sport che abbiamo la fortuna di avere sul territorio clarense, quindi è sicuramente un motivo di orgoglio e di vanto per tutta la città. È chiaro che come amministrazione abbiamo sempre dato la disponibilità degli impianti per ospitare qualunque tipo di manifestazione, di evento, ed è solo grazie poi alle società che questa disponibilità si concretizza in qualche cosa di veramente spettacolare, come sarà il weekend che ci attende. Quindi io posso solo fare che un invito a tutti gli ascoltatori che saranno liberi in questo weekend di partecipare e di venire appunto al centro sportivo di Chiari in via Santissima Trinità, perché lo spettacolo appunto sarà davvero eccezionale, di un livello che non si vede tutti i giorni, direi. E quindi l'invito a raggiungere il centro sportivo, anche perché per gli amanti dello sport all'interno del palazzetto vedranno la Serie A di badminton, all'esterno nella pista di atletica leggera ci saranno i migliori lanciatori della regione impegnati nell'invernale lanci. Quindi Cristian, il comune di Chiari ancora all'opera, la città di Chiari ospita come sempre grandi eventi sportivi. Grazie davvero di cuore Cristian, continuiamo, perché a calendario poi avremo modo di rincontrarci, perché c'è parecchia carne al fuoco. Cristian Vezzoli, delegato allo sport del comune di Chiari, grazie davvero di cuore. Grazie mille, buona serata. Time Sport, fatti e misfatti del mondo sportivo bresciano. Ai microfoni di Radio Montorfano, il presidente del GSA Chiari Badminton, Massimo Merigo. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Roberto. Allora Massimo, altro grande appuntamento, ancora firmato GSA Chiari Badminton. Torniamo in campo, torniamo al palazzetto dello sport di via Santissima Trinità con diciamo l'evento per quanto riguarda le competizioni e squadre in Italia ed è il campionato italiano, col GSA Chiari Badminton protagonista, terzo al termine del primo concentramento, quindi delle prime tre giornate di campionato. Ora ci attendono queste tre sfide sabato pomeriggio e domenica mattina. Sì, finalmente a Chiari siamo riusciti a portare anche questo evento dopo parecchi anni che non eravamo più riusciti a farlo. È un impegno molto importante dal punto di vista organizzativo, ma ci tenevamo perché qui avremo puro spettacolo davvero a livello altissimo, badminton con i migliori giocatori d'Italia, con bravissimi giocatori stranieri, e quindi è un'opportunità proprio per vedere dal vivo un badminton veramente giocato alla grande, sì. Senti Massimo, quando hai iniziato a portare il badminton a Chiari, no? Nella scuola, nelle attività scolastiche, pensavi un giorno di arrivare a questi livelli? Ma ovviamente uno sogna, pensa, ha ambizioni, spera, ma ovvio che così tanti passi avanti, tanti successi ottenuti che fanno parte di un percorso faticoso, no, sinceramente non pensavo di arrivare così in alto, però se mi guardo indietro, dietro c'è tanto lavoro, tanta fatica di tanti, e quindi forse è il percorso che abbiamo fatto portato anche a questi risultati. Tanto lavoro che ti ha portato anche poi ad essere eletto come consigliere nazionale in una federazione che sta crescendo sempre più, no? Quanto lavoro c'è alle spalle di una federazione? Oltre, il tuo è un lavoro enorme a Chiari, nel GSA Chiari Badminton, in regione, e quanto lavoro c'è invece per una federazione, diciamo, giovane, in uno sport olimpico, per poter far crescere il movimento e vedere, perché no, atleti poi un domani alle Olimpiadi. Beh, anche in questo caso si scoprono delle realtà, dei punti di vista diversi da chi è solo presidente di una società o presidente di un comitato regionale, quindi si aprono altre visioni che arricchiscono,
e comunque il lavoro è sempre tanto impegnativo, ma anche soddisfacente, cioè nel senso che si fa volentieri, ecco, ci si spende per queste cose. E direi che tu in questi anni ti sei speso non bene, molto bene, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi allora noi diamo l'appuntamento agli amici del badminton, ma agli sportivi in generale, perché quello che si vedrà a Chiari nel weekend sarà uno spettacolo di altissimo livello. Quindi l'appuntamento è per sabato dalle ore 13:30 al Palazzetto dello Sport in via Santissima Trinità a Chiari. Venite a godervi questi 2 giorni di spettacolo puro. Massimo, in bocca al lupo innanzitutto per i 3 turni di questo concentramento, e noi ci riaggiorniamo prestissimo qui a Radio Montorfano e porteremo a conoscenza dei nostri amici radioascoltatori di quanto è successo nel weekend clarense. Grazie di cuore e a presto, e poi in bocca al lupo naturalmente per tutto quanto fate. Viva il lupo allora, e vi aspettiamo a Chiari. Time Sport, fatti e misfatti del mondo sportivo bresciano.